Ecco la cassetta di questa settimana, che è molto ricca. Questa è la cassetta large, la grande. La piccola l'avete vista in un video precedente, probabilmente. Abbiamo qui porri, insalata, che andate a vedere un po', magari nel nostro video precedente, nei nostri video precedenti, cosa c'è nell'insalata. Questa è tutta fatta da noi. Ci sono radicchi, lattughe, senapi, microgreens, eccetera. Poi abbiamo il cavoloriccio, un misto di verde e viola. Una zucca ute, un pezzo di zucca, questo è 1,5 kg, da 1,5 kg a 2 kg, di ute, che è una delle più dolci zucche che abbiamo qua in Inghilterra, viene dal Nord America in realtà. Poi abbiamo le rape bianche e viola di Milano. Poi abbiamo i ravanelli rossi da insalata, le carote, arancioni e gialle, coltivate anche da noi. I broccoli, questo qui si chiama Bell Star F1, è un broccolo che continua a ricacciare. Spinacino, pietolino da taglio. Porri, questi qui, un mix di piccoli e grandi per diversi usi. E le patate sono l'unica cosa, queste sono alouette che non coltiviamo noi. Anzi, no, sono Nicola, che non coltiviamo noi, ma vengono dai nostri vicini che le coltivano in maniera biologica. Quanti chili fa una cassetta large, una cassetta grande? Sono 18 pound di prezzo. E qua ne abbiamo messa una dopo aver tarato la bilancia. Ed è 5 kg e 500 grammi, quindi questo è quello che si becca una famiglia che prenota la cassetta large dal nostro orto. Un'altra cosa importante è che tutti questi qui, a parte le patate e le carote, saranno diversi la prossima settimana. Cioè la stessa famiglia non si becca niente che sia uguale di settimana in settimana alla settimana prima, a parte le carote e le patate. Quindi al posto dei porri ci potrebbero essere delle cipolle, no, l'insalata, scusate, è la stessa, anzi, l'insalata è la stessa. Poi al posto degli spinaci potrebbe esserci della bieta, al posto dei broccoli ci potrebbe essere, non so, del finocchio, al posto dei ravanelli delle barbabietole, al posto di queste potrebbero esserci dei cipollotti o delle senapi, insomma, e tutto quanto viene sostituito da cose che vengono dal nostro orto. Quindi tutto viene dal nostro orto a parte le patate. E siamo per darvi un riferimento di tempo, 25 di novembre.